Già ci siamo occupati della famiglia Fanzago a Clusone, sono presenti anche alcuni stemmi. Sì, sui capitelli delle colonne che sostengono il portico del lino ci sono diversi motivi ornamentali, ma c'è un solo stemma, quello della famiglia Fanzago, così come sotto l'orologio, sotto il distico che celebra il costruttore dell'orologio, c'è un altro stemma dei Fanzago. In linguaggio araldico si dice grembiato di 8 pezzi, rosso e argenteo, alternandosi a forma di croce, con al centro una torre, oppure una costruzione con due torri, come in questo caso. Questo testimonia, i due stemmi testimoniano l'importanza di questa famiglia, che era tra le più importanti e cospicue della città e della valle nei secoli XIV e XVII. Lo ricordiamo perché il suo ramo principale gestì una straordinaria bottega di fonditori di campane e di altri oggetti artistici in metallo, e da questa bottega uscì appunto il costruttore dell'orologio Pietro Fanzago. La bottega ebbe il suo apice con i figli di Pietro, Antonio Marino e Ventura, fino al 1630 circa. Ma di questo abbiamo già parlato. Questa volta vogliamo risolvere invece un piccolo problema storico, del quale sono occupati anche quelli che hanno scritto la storia della nostra città. Vogliamo capire quando finì, quando terminò la bottega dei fonditori Fanzago a Clusone. Dopo la morte di Ventura e Marino, Antonio Marino e i due fratelli figli di Pietro, morti nel 1628 e nel 1630, operarono probabilmente i figli Orazio di Marino e Alessio di Ventura, fino al 1640 circa, ma poi cessa la documentazione. Sappiamo che a Clusone operarono anche i Caballini, altri fonditori di campane, ma alla luce di due documenti recenti del 1642 possiamo stabilire con una certa esattezza quando chiuse i battenti la bottega del Fanzago. Il primo è un pagamento a Dominus Marco Legrenzi per il saldo della Mercede in refar la campana della Pieve, quindi Matteo Legrenzi rifà una campana della chiesa della Pieve, e poi il pagamento a Bartolomeo Moro per la fattura di un bacchicecolo, quindi mette un batacchio, per la campana. E inoltre c'è un pagamento a Domina, la signora Dorotea Fanzago, per il fitto di una stadera per pesare la nuova campana. Questo ci dice che, siccome viene affidato a altri, la fusione di campane, evidentemente nel 1642-43 la bottega di fornitori di campane di Fanzago non era più attiva. C'è però un altro indizio, che cessano i pagamenti fatti ai Fanzago per la manutenzione dell'orologio. Quindi un'altra prova in più che la bottega non era più attiva. C'è però un'altra cosa da aggiungere alla fine. Il fatto che si usi ancora strumenti di pesatura per le campane, per i metalli appartenenti ai Fanzago, ci dice che forse la bottega era rimasta, ma ormai si occupava soltanto di commercio di metalli.